Onorevole, oltre questa Europa proprio non fa, insomma. No, oltre questa impostazione dell'Europa, perché siamo convinti che le scelte che questa Europa porta avanti siano negative per il nostro paese, ma per l'intera economia europea. Noi siamo dell'avviso che, non demagogicamente, ma seriamente, vanno fatte le proposte. Le prime due proposte chiare sono una relativa al Fiscal Compact, che non può entrare in vigore il 1° gennaio del 2015, per il quale chiediamo una moratoria. Il secondo, la possibilità di sforare il patto, il parametro del 3% nel rapporto fra prodotto interno lordo e deficit, perché è l'unico modo per poter, con riforme strutturali serie, con un taglio della spesa pubblica, ma anche con i tagli fiscali, rimettere in moto l'economia. Questi temi sono i temi che noi portiamo in Europa insieme ad una grande battaglia politica che vogliamo rappresentare con lealtà e coerenza a fianco di Silvio Berlusconi, per dimostrare che noi siamo presenti in un momento di difficoltà come questo, convinti che questa campagna elettorale possa ancora una volta darci un risultato molto positivo. E lo facciamo anche in un passaggio decisivo, quale quello delle elezioni amministrative di Foggia, con Franco Landella, convinti come siamo che Foggia abbia bisogno di un profondo cambiamento. Franco Landella è persona capace, popolare, esperta, che ha un consenso vero da parte della gente e che può guidare un processo per l'intero centrodestra di cambiamento complessivo e strutturale di quella che è la situazione esistente. Ma lo vedete proprio bene, insomma? Sì, io sono ottimista e lo voglio dire anche ai gufi che ruotano intorno a Forza Italia, perché l'anno scorso ci davano al 10% due mesi prima delle elezioni, e se la campagna elettorale fosse durata due giorni ancora avremmo vinto. Oggi ci danno al 17, 18, 19% e manca un mese, quindi è chiaro che sono ottimista, perché i gufi che preconizzano scenari negativi si ricrederanno, perché si troveranno di fronte a dei risultati molto positivi. Per lei anche un testa a testa con Toti? No, l'ho invitato Toti in Puglia domenica mattina e domenica pomeriggio a Bari al Teatro Team, faremo una grande manifestazione. Ho assunto l'iniziativa di fare una manifestazione unitaria per mettere insieme tutto il nostro partito, ho invitato tutti i capilista a partire da Giovanni Toti, tutti hanno risposto positivamente, saranno presenti, mi auguro che il presidente Berlusconi sia presente, lo sarà, le modalità con le quali sarà presente lo verificheremo, io mi auguro che ci possa essere fisicamente. Amministrative e europee sono sfide solo apparentemente distinte, perché c'è la programmazione dei fondi europei, importanti soprattutto qui al sud. Sì, è un approccio importante, anche perché fino ad oggi pensiamo che l'Europa ci regali delle risorse che noi non sappiamo bene utilizzare. Noi dobbiamo ricordare ai cittadini italiani e pugliesi in modo particolare e dell'intero Mezzogiorno che le risorse che l'Europa ci destina nell'ambito delle politiche di coesione sono solamente una parte di quelle che noi versiamo come contribuenti, perché l'Italia è il terzo contribuente netto in Europa. E quindi la possibilità di costruire un progetto di sviluppo di una città come Foggia e come la Capitanata grazie a queste risorse è fondamentale. Vincere a Foggia con Franco Landella diventa decisivo per poter vincere il prossimo anno in questa regione e finalmente utilizzare bene e al meglio queste risorse. Qui ce ne sono 8 di candidati sindaci. E noi ce l'abbiamo il migliore degli 8 e siamo convinti di poter vincere questa campagna elettorale con il massimo rispetto per gli altri 7, ma con la consapevolezza che Franco Landella vincerà questa elezione. Franco Landella, a questo punto, ha sentito cosa ha detto l'onorevole Fitto? È convinto lei? Convintissimo, io sono convinto che noi vinceremo al primo turno, perché al di là delle belle parole che ha speso per me Raffaele Fitto, ma ritengo che il valore aggiunto è, non è Landella, ma è l'intera coalizione di centrodestra che è riuscita attraverso una sintesi a essere nuovamente compatta. Quindi il centrodestra compatto ripenso che ritornerà a vincere questa partita.